Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con l'incontro avvenuto in mattinata a Palazzo Chigi del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno c'è stato il nuovo decreto legge Covid, in particolar modo la discussione della proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra le regioni che scade il prossimo 25 di febbraio, ed è stato deciso di prorogare questo divieto almeno fino al prossimo 27 di marzo. Inoltre, resta confermata la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più i figli minori di 14 anni. Sul punto si è espressa la ministra delle Autonomie Maria Stella Gelmini, ha detto: non possiamo pretendere, parlando con i presidenti delle regioni, di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che dovrà essere tempestivo e snello. Dunque, la strategia è stata definita a seguito di una call che è avvenuta e adesso ci sarà bisogno del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che seguirà quello in scadenza il 5 marzo. Ci spostiamo ora per i dati nazionali Covid. Sono 13.452 i nuovi positivi, secondo i dati del 21 di febbraio, diramati come di consueto dalla Protezione Civile Nazionale. Sono stati 250.986 test totali processati. Come sempre, la distinzione ormai da qualche settimana di test molecolari e tamponi antigenici. I deceduti sono stati 232, i guariti 8.946. Il tasso di positività si è attestato al 5,3%. In aumento però sia le terapie intensive, con un saldo complessivo di più 31 persone ricoverate, sia anche i ricoveri ordinari con più 79 posti letto occupati. In Campania invece sono 1.658 i nuovi positivi, con 115 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 20.254, di cui 3.415 antigenici. I deceduti sono stati 14, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 702. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, aumentano le terapie intensive, sono 120 le persone ricoverate in tutta la regione, a fronte di 656 posti a disposizione. Per quanto concerne invece la degenza ordinaria, 1.300 posti letto occupati, 3.160 sono quelli a disposizione della Regione, come sempre tra offerta pubblica e privata. Cambiamo argomento: i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito dalla mattinata odierna un vasto provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Salerno nei confronti di 14 persone ritenute responsabili di traffico illecito di rifiuti speciali con costituzione e gestione di svariate discariche abusive. Blitz in tutta la regione, con il provvedimento eseguito in particolar modo nelle reti di Salerno, Napoli e Caserta, con il supporto dei reparti territoriali competenti. Un'operazione particolarmente delicata ed importante per cercare di porre un freno ai movimenti pericolosi e dannosi delle discariche abusive. Nessuno stop per i festeggiamenti, nemmeno con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni. Infatti, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sono intervenuti nella notte per una festa che era tenuta in un'abitazione privata a Giugliano, in Campania, ben oltre il noto coprifuoco delle ore 22. 22 sono anche le persone che sono state sanzionate e sorprese senza indossare i dispositivi di sicurezza individuale. A insospettire gli agenti è stato il via vai di auto, i movimenti all'esterno dell'abitazione e in particolar modo la musica che risuonava ad alto volume fino all'esterno
dell'abitazione. Il blitz dei militari ha consentito di individuare quelli che erano i partecipanti alla festa nei cui confronti sono state elevate le consuete contravvenzioni. È stato anche disposto il sequestro della villa per le violazioni delle norme anticontagio e severe conseguenze ci sono state anche per un noto imprenditore della zona. A Caserta, l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Nella giornata di domenica 21 febbraio sono stati 171 i nuovi positivi, come vedete in grafica, a fronte di 2.235 test processati per un tasso di incidenza che è sceso sotto l'8% di due giorni fa, arriva al 7,6 del più recente aggiornamento. I guariti sono stati 155, 4 i deceduti. Prosegue l'ascesa però dei contagi a Caserta, che tocca 269 attuali positivi, c'è poi Maddaloni a 219 e Marcianise con 176. Restiamo nel casertano, caos in mattinata proprio presso l'azienda sanitaria locale di Terra di Lavoro, dove la Procura di Napoli ha notificato 12 arresti e 6 misure interdittive con 79 persone tra funzionari e dipendenti indagati e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. Nel mirino molteplici episodi di assenteismo, corruzione e gare d'appalto truccate. La stessa indagine nello scorso novembre aveva già portato alla sospensione di 22 furbetti del cartellino, tra i quali anche alcuni funzionari che lavoravano presso l'ASL di Aversa. Come riportato dall'agenzia ANSA, l'affidamento dei servizi di trasporto emergenziali del 118 avveniva in cambio di regali e assunzioni. Maxi operazione che è partita dalla mattinata odierna da parte dei militari del comando provinciale di Caserta e della Guardia di Finanza Locale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, che hanno dato esecuzione a varie misure cautelari personali e reali emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli, direzione distrettuale antimafia. Nel mirino imprenditori collusi con il clan Zagaria e 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 misure cautelari personali di natura interdittiva nei confronti di altrettanti soggetti che sono stati iscritti al registro degli indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in associazione mafiosa, oltre a turbativa d'asta, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio di capitali illeciti. È stato prodotto anche un decreto di sequestro preventivo di aziende e quote societarie per circa 15 milioni di euro. Sono stati arrestati anche alcuni imprenditori campani, un dirigente del comune e un funzionario di banca. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia, rifila nel match domenicale delle ore 18 un'altra sconfitta ai partenopei con un 4-2 finale che fa proseguire i sogni di Champions della Dea e allontana dalle zone alte della classifica gli uomini di Gattuso. Mattatori della partita i colombiani Muriel e Zapata, che hanno trascinato gli orobici al successo non solo con la loro qualità ma anche sfruttando più di qualche disattenzione difensiva degli azzurri. Le altre reti sono state siglate da Gosens e da Romero su calcio d'angolo, le reti degli azzurri prima Zielinski e poi un autogol proprio del tedesco con la maglia numero 8. Nella serata di Bergamo, paura per Victor Osimhen con il centravanti nigeriano che a seguito di un contrasto con Romero ha battuto la testa sul prato del Gavi Stadium di Bergamo perdendo momentaneamente i sensi. È stato però subito assistito dal personale medico, trasportato in ospedale a seguito di un esame relativo a un possibile trauma cranico che ha dato esito negativo. Ha passato la notte presso il nosocomio lombardo e potrebbe rientrare a Napoli già in data odierna e domani essere presente a Castelvolturno per l'allenamento con i compagni. Sconfitta anche per la casertana che dopo la vittoria in trasferta di Catanzaro veniva
per la partita domenicale in casa, il derby contro l'Avellino. È arrivata però la vittoria dei Lupi per 2-0, una prestazione mai in discussione, con l'Avellino che prosegue in questo modo le proprie ambizioni di salire di categoria. Al termine dell'incontro, consueta conferenza stampa per il tecnico Federico Guidi, accompagnato dal difensore Carillo. Li ascoltiamo in conferenza stampa. Secondo me nel primo tempo abbiamo commesso l'errore in tanti ragazzi di sentire troppo forse l'importanza della partita, si sono commessi degli errori dal punto di vista tecnico che solitamente non facciamo. Poi chiaramente se gli errori li commetti contro una squadra forte come l'Avellino, costruita per andare in Serie B, è normale che veniamo puniti. Però il rimpianto che avevo nel primo tempo è che la squadra ha accusato troppo la partita, forse c'era troppa voglia di provare a fare un risultato prestigioso e questo inconsciamente ci ha un po' frenato, e quindi il rimpianto che ho è proprio questo. Poi nel secondo tempo chiaramente l'Avellino ha gestito una situazione, un risultato che lo vedeva in vantaggio di 2-0, però la partita è stata molto più equilibrata e finalmente ho rivisto giocare con continuità la squadra. Peccato che non siamo stati bravi in quelle due circostanze a riaprire la partita, che ci avrebbe sicuramente dato un'iniezione di fiducia per giocare gli ultimi 10 minuti e rischiare anche di andarla a riprendere. No, io penso che la Casertana di questo periodo sia una grande Casertana. Abbiamo attraversato grandi difficoltà e ne siamo usciti alla grande. Il 2021 è iniziato benissimo per noi. Oggi purtroppo l'Avellino non è al secondo posto per caso, è una squadra compatta, cinica, è una grande squadra, non è a caso al secondo posto e abbiamo subito proprio il loro cinismo. Loro su quello sono, quello è il loro punto di forza, le palle inattive, questi cross, hanno dei grandi crossatori e purtroppo siamo stati disattenti su due episodi e ci hanno puniti. Il primo tempo forse eravamo un po' bloccati, il secondo ci siamo un po' aperti, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, purtroppo non siamo riusciti ad aprirla, a riaprirla, ma non c'è tempo per pensarci. Abbiamo la Turris, che è una partita alla nostra portata, e pensiamo a quello. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.